Merceau lavora come impiegato ad Algeri e vive apaticamente la propria vita. Un telegramma gli rivela che la madre è morta, ma vive anche questa notizia senza provare alcuna emozione. Recatosi all'ospizio della madre, è uno dei pochi a non avvicinarsi al cadavere per un ultimo saluto, restando invece a debita distanza. I presenti rimangono stupiti della cosa e Merceau si sente parecchio a disagio per gli sguardi che, inevitabilmente, si ritrova addosso. Merceau affronta anche i funerali apaticamente, senza provare alcunché. Tornato a lavoro, Merceau si accorge del fatto che il suo capo ce l'ha con lui per i giorni d'assenza presi per la morte della madre. Decide quindi di allontanarsi da lavoro e andare verso il porto. Qui incontra una ragazza, Marie, e dopo una giornata insieme, i due finiscono per passare anche la notte sotto lo stesso tetto. Merceau fa visita a un vicino, Raymond, un tipo davvero losco invischiato in affari poco chiari. Raymond chiede a Merceau se potrebbe testimoniare nel caso a suo favore davanti alla polizia. Ha malmenato l'amante e teme la reazione del fratello di lei. Davanti alla polizia, Merceau decide quindi di proteggere Raymond, come richiestogli. Raymond invita Merceau e Marie a una gita sulla spiaggia, ospitandoli nella proprietà di alcuni amici. Durante la gita, Marie chiede a Merceau di sposarla, ma quest'ultimo non solo le mostra indifferenza, ma afferma anche di non amarla. Passeggiando sulla spiaggia, Raymond e Merceau incontrano due arabi, il fratello dell'amante malmenata e un amico. Scoppia un tafferuglio e Raymond viene ferito al viso con un coltello, dopodiché gli arabi si allontanano. Merceau sottrae Raymond la sua pistola per evitare che quest'ultimo possa compiere gesti inconsulti, quindi si incammina da solo sulla spiaggia e incontra uno dei due arabi. Vedendo il coltello nella mano di quest'ultimo, non capendo le sue intenzioni e non vedendo bene per la forte luce del sole, Merceau impugna la pistola, sottratta poco prima a Raymond, e spara all'arabo. L'arabo cade a terra al primo colpo, ma Merceau decide di infierire sul cadavere sparando altre 4 volte. Merceau viene arrestato e al processo continua ad apparire impassibile e indifferente. Non si dimostra pentito, afferma di aver sparato per la forte luce e questo, unito al fatto che al funerale della madre si è dimostrato apatico e indifferente, non fa che aggravare la sua situazione agli occhi di giurati e giudice. Viene quindi condannato a morte. Merceau affronta la condanna ancora una volta con apatia, irritato dai discorsi del cappellano accorso per l'estremunzione e accettando il proprio destino, consapevole dell'insensatezza dell'esistenza. Cercate un canale pieno di video sul mondo dell'editoria, su riassunti di opere note e non note e che parli insomma di letteratura? Cercate la vostra dose settimanale di libri e storie? Siete nel posto giusto. Iscrivetevi a Book Topics. Ogni settimana un nuovo video sul mondo dell'editoria.